Brutte notizie in casa Avellino per quanto riguarda gli infortunati. Saranno 6 gli assenti contro il Potenza lunedì sera, ai quali si aggiunge la squalifica di Benedetti per un totale di 7 indisponibili. Un bollettino di guerra per mister Pazienza, che dovrà inventarsi qualcosa per sopperire ad assenze importanti. Il report del club biancoverde è una vera doccia fredda per il tecnico e i tifosi irpini, soprattutto per quanto riguarda Cosimo Paterno, che ha riportato un problema al ginocchio, una lesione al collaterale interno della gamba destra. Osserverà riposo assoluto con tutore per 7 giorni e successivamente avvierà il programma di riabilitazione. Dunque spazio a Gori e Marconi, che si contenderanno una maglia da titolare al fianco di Sgarbi. Avvio sfortunato per Paterno in maglia biancoverde, con qualche occasione di troppo sprecata. Questo infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa 5-6 settimane. Stessa durata probabile per Michele Rigione, che ha riportato una lesione distrattiva al capolungo del bicipite femorale sinistro. Tiago Cionek potrebbe cavarsela qualche giorno prima per una lesione distrattiva al gemello mediale destro. Buone notizie invece per D'Angelo, Dall'Olio e Falbo, che sono sulla via del recupero. Responsi che portano al reintegro ufficiale di Federico Casarini, che prende il posto un po' a sorpresa di Felice D'Amico. Il classe 2000 ha trovato pochissimo spazio con Pazienza e fino a gennaio resterà a guardare. Intanto è sempre forte la passione dei tifosi irpini, che si avvicinano al quarto sold out consecutivo da parte dei Lombardi. Circa 200 i biglietti ancora a disposizione tra Tribuna Montevergine e Curva Sud, a 3 giorni dalla sfida con il Potenza. Il tutto esaurito sembra dietro l'angolo.